Buonasera e ben ritrovati. Parte questa sera la nuova stagione di Dilettanti per Dire, una stagione in cui vivremo le emozioni e le immagini di tante, tantissime squadre in Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I primi due ospiti quindi meritano, chissà, un premio per loro. Uno dei miei pupilli, calcisticamente parlando, Luca Cabrini. Ciao Luca. Ciao Daniele, buonasera. Fantasista dello Stresa. E debutta su questi schermi Davide Romani, il giovane portiere del Baveno. Ciao Davide. Ciao a tutti. Quindi già subito un derby, eh? Direi. Ma chi è che lo vince il derby? Chi arriva prima, Stresa Baveno quest'anno, Davide? Si vedrà. Chi merita? Chi merita è già diplomatico, Luca. Stresa, sicuramente. Ecco, così almeno l'anno scorso era arrivato Barantani alla seconda o terza puntata e si era attirato le ire dei tifosi del Baveno. Tu ti sei già attirato le ire degli ultras della Selva Spessa dopo questa risposta. Scherziamo, però adesso torniamo seri per un momento, perché ieri purtroppo c'è stato questo grave infortunio al tuo compagno Lucio Ciana, l'infortunio nel corso del match perso dallo, scusate, vinto dallo Stresa contro lo Charvenson. Eccole qui le immagini dopo un contrasto, eccolo qui Lucio che si accascia, ha sentito tirare dietro, la diagnosi purtroppo parla chiaro, rottura del tendine d'Achille all'80%, quindi operazione in vista, 6 mesi di stop, una brutta tegola per un ragazzo, un grande giocatore, ma un ragazzo davvero d'oro. Nel calcio di ragazzi con la testa come Lucio Ciano ce ne sono davvero pochi, Luca. Pochi. Sicuramente è un brutto colpo, perché Lucio, come dici tu, anche nello spogliatoio è un grande, è un gran capitano, che da noi era il nostro capitano, e purtroppo subito appena si è accasciato ha sentito come se qualcuno gli desse un calcio e niente, rottura, e adesso niente, dobbiamo cercare in qualsiasi modo di tappare questo. Vi siete subito resi conto della gravità dell'infortunio durante la partita, cioè nei secondi dopo? Io subito, perché ero proprio dietro a Lucio e lui proprio si è girato guardando indietro pensando che qualcuno gli avesse dato un calcio, invece niente, era da solo e niente, lui aveva già sentito fastidio in settimana a questo tendine e purtroppo è andata così. Insomma, in questo inizio di stagione ci sono stati gravi infortuni, questo di Lucio alla Juve Domo, ha perso due piedini importanti come incontri e come ha finito. Insomma, chiedo a tutte e due, forse per un giocatore è questa la fase più critica, no? Perché dopo la preparazione arrivano le prime partite, i primi impegni ufficiali, i primi sforzi anche mentalmente, e quindi si è più soggetti ad infortuni in questa fase dell'anno. Non è un caso, no, Luca e Davide? Ma guarda, io sono uno che di infortuni ne ha avuti in tutti i periodi dell'anno, quindi non credo sia questo il periodo che fa l'infortunio, però sicuramente all'inizio tanti hanno dei grossi problemi. Davide? Ah sì, sicuramente, perché comunque arrivi dopo una preparazione, dopo un periodo comunque faticoso di fatica, e si è anche un po' sottoposti. Certo, pressione anche a livello. E poi le prime partite anche a livello mentale, vuoi essere sul sì. pezzo e quindi. E se succede una cosa come è successa adesso a Lucio, non è sicuramente bello. Facciamo ovviamente l'in bocca al lupo a Lucio. Ieri è cominciata la Serie D, cominciata l'Eccellenza. Tra l'altro, Luca, sei ancora un po' tifoso del Gozzano, anche se non sei più un giocatore del Gozzano, perché il cartellino adesso lo hai acquistato, cioè l'ha acquistato la tua famiglia, quindi sei tu, tra virgolette, il proprietario del tuo cartellino. Sì, diciamo così, finalmente io sono tranquillo con me stesso, posso giocare e far vedere quello che valgo, se ne valgo ancora qualcosa, non lo so. E quindi niente, tifoso del Gozzano sì, dai, con i miei ex compagni o comunque amici come gemelli, così, quindi io li seguo sempre, però io adesso sono a Stresa, sto bene a Stresa e voglio è vero che bene. C'era stato un corteggiamento serrato da parte del Baveno nei tuoi confronti in estate? Nei miei confronti? Sì. Io questo non so niente, a me non sono arrivate. No, vabbè, Vox Populi c'era. No. Ah, okay, a me quindi personalmente nessuno ha detto niente. Sei felice di rimanere a Stresa, di essere rimasto a Stresa insieme a Giancarlo Bollini. Dicevamo della Serie D, chiedo a tutte e due se vi aspettavate il debutto vicente del Verbania, no? Contro il Pinerolo dell'ex Nistico. Sappiamo che le squadre di Erbetta partono sempre bene, tra l'altro ho visto anche la qualità di gioco notevole con tante belle azioni. Sarà una stagione
difficile, perché comunque l'obiettivo è quello della salvezza, però chi ben comincia a metà dell'opera, Luca e Davide? Cominciare bene sicuramente ti aiuta, però io non conosco le dinamiche del Verbania di adesso, quindi non posso dire niente. Se ha vinto sul campo, vorrà dire che, se tu mi dici che ha giocato bene, che c'è un buon gioco, vorrà dire che... Ti fidi di me allora? Io mi fido sempre di te. Sì, sicuramente l'abbiamo anche incontrato negli amichevoli di precampionato. Noi, il Verbania, sono una bella squadra, non è anche un bel gioco. E se ieri hanno vinto, hanno giocato bene, ho visto anche le immagini, mi hanno anche riferito che hanno avuto un bel gioco. Tra l'altro, insomma, credo che la notizia più bella per il Verbania Società non siano i 3 punti, ma sia anche la risposta del pubblico, con circa 500 spettatori. Insomma, sono davvero tanti 500 spettatori, sì, sicuramente, in Serie di Davide. Era tanto che non si vedevano questi spettatori allo stadio di Verbania, e sicuramente sarà una bella cosa per loro, saranno soddisfatti del lavoro fatto. Assolutamente. Andiamo a vederci dunque la vittoria della Verbania 2-1 contro il Pinerolo. Con Donatello Zoppi. Il Verbania esordisce con una vittoria nel campionato di Serie D, in un Pedroli dove il pubblico fa una buona cornice. La formazione di Giampiero Erbetta conquista i 3 punti. Avvio shock con il Pinerolo che spinge sull'acceleratore. Noto, dopo 6 minuti, svetta in aria sugli sviluppi di un corner e Tonini, da 2 passi, non trova la zampata vincente. È un Verbania che probabilmente paga l'emozione, e al 14esimo la formazione ospite passa in vantaggio. Angolo di Esposito mischia in aria con Scudieri, che secondo l'arbitro colpisce con un braccio. È calcio di rigore e dagli 11 metri Gioè spiazza Beltrami. La risposta del Verbania al 20esimo con Orlando che ci prova da fuori area. Gozzi si allunga e devia in calcio d'angolo. Alla mezz'ora arriva il gol del pareggio dei biancocerchiati. Cross di Orlando sul primo palo. Spadafora si avventa sul pallone e la tocca in fondo al sacco. Passano 5 minuti e i biancocerchiati ribaltano il punteggio. Orlando verticalizza per Bertora che entra in area e completa così il sorpasso. Sulle ali dell'entusiasmo il Verbania gioca e diverte anche il pubblico del Pedroli, e a 5 minuti dalla fine del primo tempo sfiora anche il terzo gol. Spadafora fugge sulla destra e mette in mezzo per Paris, che al volo colpisce il palo. Il tempo si chiude con Beltrami che con la punta delle dita mette in calcio d'angolo una conclusione di Noia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gioè di testa sfiora il pareggio con la difesa biancocerchiata ferma. Verbania pericoloso anche in avvio di ripresa. Al terzo Orlando, autentica spina nel fianco della difesa del Pinerolo, crossa dalla sinistra per Spadafora che arriva con un attimo di ritardo sull'invito del compagno. Al 23esimo cross di Bonvini per Spadafora che anticipa tutti ma spedisce alto. Il caldo e le fatiche della preparazione si fanno sentire, il ritmo cala, il Verbania arretra il proprio baricentro ma resiste, anche perché al 33esimo passa a fil di palo un rasoterra di Noia leggermente deviato da un difensore. A 5 minuti dalla fine tiro cross di Greco che si stampa sulla traversa. Di fatto il Verbania conquista così i 3 punti, 3 punti meritati nell'esordio del campionato, un esordio che vede anche la riappacificazione tra la società del presidente Luigi Pedretti e il sindaco di Verbania. Per la gara infatti proprio Pedretti regala la maglia biancocerchiata al sindaco Silvia Marchionini. Lo che abbiamo visto, la pace l'abbiamo già commentata ieri tra il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e Luigi Pedretti, che nei mesi scorsi invece qualche frecciatina, anzi più di qualche frecciatina, a distanza e non a distanza, se ne erano lanciate. Andiamo a sentirci anche le interviste di Donatello Zocca. Un avvio un po' così, forse dovuto anche all'emozione. Il Pinerolo ha trovato il gol, però poi si è visto a tratti un bel Verbania, soprattutto che ha anche un bel carattere, con 3 punti meritati. Sì, effettivamente la fotografia della partita è corretta. Sapevamo di dover pagare qualcosa all'inizio, perché siamo comunque sia all'esordio, un po' di emozione dei ragazzi che non hanno mai giocato, un po' tutti, una squadra completamente nuova. Dobbiamo magari fare qualcosina meglio prima noi, poi dopo abbiamo subito il gol. Poi ci sono stati questi 10 minuti terrificanti da parte nostra che potevano, non dico chiudere la partita, ma magari gestirla in maniera diversa. In questo momento abbiamo un'ora e 5 di autonomia, quindi di più obiettivamente non si poteva fare. Poi nella finale
loro hanno messo un po' di palle in area sui lunghi, ma il portiere non è che ha corso grossi rischi. Diciamo una partita meritata contro una squadra che obiettivamente pensavo un po' meno forte, invece quando si è dentro sono tutte forti. Tra l'altro c'è stata anche una bella risposta del pubblico, sono piovuti anche applausi, ma qui il merito va anche a chi era in campo e che quindi ha fatto sì che chi era fuori applaudisse. Qualche merito poi in questi casi va anche all'allenatore. No, diciamo che ci sono state delle buone giocate in velocità, ma in generale, non solo qui, il pubblico quando vede la squadra giocare con cuore, con generosità all'attacco, è sempre diciamo propensa a dare qualche applauso in più piuttosto che fischi, quindi oggi a maggior ragione abbiamo bisogno, a prescindere, dell'aiuto del pubblico, c'è stato, i ragazzi hanno dato una mano, insomma. Ben venga così. Ecco, analizzando la partita, anche se ancora calma, forse qualche rischio in difesa, c'è ancora qualcosina da registrare, è normale anche perché si è alla prima giornata, poi se fosse tutto a posto. Sì, non solo qualcosina, qualcosa di più, ma obiettivamente era nelle logiche delle cose, diciamo abbiamo perso delle palle sulla tre quarti piuttosto importanti che potevano portare al gol, chiaro che se perdi la palla e non castighi e finisce per dare speranza all'avversario. C'è stata una partita diciamo senza particolari accorgimenti tattici, le due squadre con generosità si sono aperte a tentare di vincere la partita e quindi quando c'è questo tipo di atteggiamento da parte delle due squadre diciamo che chi ha un po' più di fortuna negli episodi sotto rete poi alla fine finisce per essere premiato. Fabio Nistico, ritorni a Verbania. Eri partito bene perché sembrava che riuscivi a tirare uno scherzo alla tua ex squadra. Poi ci sono stati quei 5 minuti a cavallo della mezz'ora dove il Verbania ha fatto 2 gol e poi non siete più riusciti a rimontare. Bravissimo, hai analizzato benissimo la partita, siamo partiti molto bene secondo me, passando in vantaggio, creando altre 2 situazioni per raddoppiare, poi loro hanno avuto questa fiammata di magari anche più di 5 minuti, di 10 minuti dove hanno concretizzato le 2 situazioni d'attacco e poi il secondo tempo è stato un monologo, cioè siamo stati dentro la metà campo, abbiamo continuato a macinare gioco, a buttare palloni dentro, però prima giornata non sicuramente avevamo la lucidità che serve per comunque concretizzare la mole di gioco che abbiamo fatto. Sapevamo di trovare una squadra che correva tanto, una squadra pimpante, una squadra organizzata, purtroppo è andata male, anche se è chiaro si guarda solo il risultato, in questo momento si è un po' depressi, però secondo me la squadra ha dimostrato comunque di avere delle idee, di riuscirla a proporre, sicuramente queste idee vanno proposte ad altre velocità per cercare di creare dei problemi agli avversari. In tanti ti hanno salutato, quindi Nistico si può dire che a Verbania ha lasciato un bel ricordo. Io so quello che ho dato qua in quei 4 mesi, so quello che ho ricevuto da determinate persone, so quello che ho ricevuto da altre. La polemica non mi appartiene, io vado avanti per la mia strada, ripeto, posso sicuramente andare in giro per Verbania a testa alta perché ho sicuramente fatto del bene e non del male. Chiaro che il riferimento di Nistico non mi ha troppo velato, forse al quanto è successo 2-3 anni fa, mi risulta ad esempio che Fabio Nistico, nonostante non avesse avuto quanto concordato, non abbia presentato, insomma, abbia fatto l'avvertenza, quindi credo che le sue parole si riferissero a questo. Verbania, secondo voi dove può arrivare in questo campionato? Perché se ci vediamo quello che è successo ieri, ci sono 4-5 squadre sulla carta inarrivabili, che sono il Varese, che sono il Cuneo, che sono il Chieri, anche lo stesso Gozzano che ieri non ha cominciato come forse doveva e sperava, è una delle big, e poi diciamo che la Folgore Caratese è un'altra ottima squadra, oltre a Voghera, e poi c'è abbastanza livellamento, no? La differenza la possono fare la corsa, l'entusiasmo e anche la qualità del gioco che, come dicevamo prima, microfoni spenti, Giampiero Erbetta sa dare alle sue squadre, quindi un giudizio su quali possono essere le ambizioni di Verbania in questo campionato, Luca e poi Davide. Ma se la squadra segue il mister, che io ho incontrato molte volte, secondo me può fare
bene, nel senso salvarsi tranquillamente. Poi se il gioco continua, la voglia c'è e la società è tranquilla, possono benissimo salvarsi senza nessun problema. Davide. Io Orbetta non ho mai avuto modo di conoscerlo, però da quello che si dice è comunque un ottimo allenatore, e il Verbagna da quello che si vede sta iniziato bene il campionato, per cui se mantiene questa costanza i risultati vengono da soli, con voglia. Mi chiedo questo, no? Nelle prime giornate, soprattutto nei campionati più importanti, Serie A, Serie B, ci sono tante, tante sorprese, a volte anche in Serie D e in eccellenza, no? Sono capitate ieri per esempio con la Pro Settimo che ha fermato il Gozzano, in eccellenza con la Licese che ha fermato la Juve Domo. A vostro giudizio, perché le squadre più forti devono ancora trovare un equilibrio rispetto a quelle magari sulla carta meno forti che invece partono anche con una preparazione diversa, o è frutto della casualità? Ma secondo me sono i carichi di lavoro diversi, che ogni squadra ha il suo carico di lavoro in preparazione, quindi può essere che uno inizia meglio, inizia più lucido, più tranquillo, più tranquillo e così, e altre squadre che magari arrivano più con la fatica, con le gambe pesanti, ma che poi sul lungo, se la qualità c'è, come si sa, usciranno sicuramente le squadre, le big usciranno. Davide. Sì, sicuramente sono d'accordissimo con quello che ha detto Luca. Poi ogni partita alla fine ha la sua storia. Sicuramente ci sono squadre di livello superiore, però la differenza si vedrà a lungo andare. Di sicuro perché, non per esempio, serie di l'anno scorso, non dimentichiamoci che all'8, al 10 di ottobre lo Sporting era -8, -9 dalla Caronese e dal Gozzano, e alla fine ha festeggiato la promozione. Sì, sì. 2 anni fa il Cuneo di Iacolino era staccatissimo anche a gennaio, poi ne ha anellato una lunga serie di vittorie consecutive. È chiaro che specialmente in Serie D, ma anche in eccellenza, i campionati si vincono da marzo in avanti, quando effettivamente i veri valori vengono fuori. Dicevamo di questa sorpresa, l'1-1 tra Gozzano e Pro Settimo, ci vediamo le immagini. Non comincia nel migliore dei modi la stagione del Gozzano, che si fa imporre l'1-1 casalingo dalla Pro Settimo. Pro Settimo decisamente meglio nel corso dei primi 45 minuti, Gozzano invece nella ripresa ha costruito e non finalizzato diverse occasioni da gol, non succede niente nei primi 25 minuti. Al 25esimo si vede Zerbin, grande assolo, proteste del Gozzano per un contatto probabilmente fuori dall'area, il direttore di gara lascia correre. Al 27esimo altre proteste del Gozzano per una caduta in area di un paio di giocatori rossoblù. Sulla ripartenza, sul ribaltamento di fronte, Signorini salva alla grande su Fomana, poi Piazzolino calcia incredibilmente a lato, apposta a porta sguarnita. Al 29esimo si accende Vanegas, dribbling e sinistro, Zamariola in calcio d'angolo. Al 31esimo ripartenza micidiale della Pro Settimo, difesa del Gozzano completamente sguarnita. Signorini travolge Taraschi, espulsione, rosso diretto per lui, e Gozzano in 10, fuori Gemelli, dentro Lentini. Al 35esimo trova il vantaggio tutto sommato meritato la Pro Settimo con una bellissima azione, 1-2 Fumana Naci, quest'ultimo entra in area, sinistro nell'angolino basso per il vantaggio della Pro. Il Gozzano trova l'immediato pareggio in avvio di secondo tempo, dopo un minuto Massaro va giù in area, per il direttore di gara ci sono gli estremi del calcio di rigore, rigore che lo stesso Massaro trasforma in maniera impeccabile. Al 18esimo invenzione di Alvitez per Massaro che si gira ma calcia centrale. Al 22esimo punizione di Vanegas, mezzo metro alto sopra la traversa. Al 27esimo palla persa a metà campo della Pro Settimo, ripartenza del Gozzano, Deseosa innesca Massaro il cui tiro però si perde alto. Al 32esimo Emiliano in girata, Zamariola non si fa sorprendere. Al 38esimo al volo De Souza su assist di Emiliano, palla sopra la traversa. 43esimo la migliore occasione del secondo tempo di tutta la partita per il Gozzano, grande assist di Albitrez per Massaro che lascia sfilare la palla, scarica un gran sinistro che termina fuori per una questione di centimetri. Con un pizzico di sfortuna anche nel finale per il Gozzano. Abbiamo la fortuna di avere un portiere, non è bello mai giudicare i colleghi, però volevo un tuo giudizio sulla decisione arbitrale, c'era o non c'era l'espulsione? Ma secondo me l'espulsione era netta, è stata un'uscita un pochettino inventata, diciamo, poteva evitarlo, però l'ha preso l'espulsione, secondo me giustissima. Rigore? Nulla da dire. Io? Sì. Ma secondo me il rigore è un po' dubbio, però lo possono dare, anzi ne danno anche di peggio. 50-50 tu dici? Sì.
Sentiamoci l'intervista di Viganò e del mister della Pro Settimo, giustamente contento perché specialmente nei primi 45 minuti la squadra torinese ha offerto un'ottima prestazione. Un primo tempo con tante difficoltà per merito dell'avversario, in inferiorità numerica invece nella ripresa tante occasioni sciupate, non concretizzate. Sì, abbiamo preso 3 imbarcate su 3 palle inattive che ci sono costate l'1-0 e poi l'espulsione giusta o non giusta, però abbiamo giocato in 10 per 65 minuti, nel secondo tempo una buona reazione, però dobbiamo migliorare molto a giocare assieme. Essendo tutti nuovi, secondo me dobbiamo migliorare molto. Dove deve crescere di più la squadra secondo te? Ma soprattutto nella fase offensiva, perché essendo tutti nuovi facciamo un po' fatica a sviluppare situazioni fluide in fase di possesso palla. Una nota positiva è la condizione fisica, cioè il fatto che con questo caldo all'inizio della stagione giochi 60 minuti in inferiorità numerica e poi ne hai di più, vuol dire che a livello fisico la squadra invece sta molto bene. Sì, dovremmo, parlerò col prof di farle correre meno e cercare di giocare di più assieme, è quello che ci manca in questo momento, però è normale, essendo tutti nuovi hanno fatto già tanto bene così secondo me. Nel primo tempo poi hai scelto di togliere Zerbin e di inserire un giocatore diverso, Zerbin che nel primo tempo aveva fatto bene però. Sì, però è più incisivo in fase offensiva o meno, pensavo fosse più incisivo in fase offensiva, adesso è andato alla conclusione 2 o 3 volte, alcune volte si innamora del pallone, ma è un brasiliano, la chiama Bola e quindi è giusto così. Avevamo preparato questa partita in una maniera un po' meticolosa e comunque all'inizio del primo tempo, giocando tutto sommato forse come loro, per non dire meglio, ci siamo resi conto che forse l'avversario non era così cattivo come l'avevo dipinto io in settimana in allenamento. Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo anche quando eravamo in parità numerica, abbiamo giocato perlomeno alla pari con Gozzano e siamo andati secondo me meritatamente in vantaggio. Il secondo tempo, secondo me, il rigore al 20° secondo ha un pochettino condizionato una squadra che ha 21 anni di età media di distinta. E pensare di essere quell'uomo in più in vantaggio di un gol a Gozzano comunque ci solleticava parecchio, ci stimolava per cercare di vincere. E dopo 20 secondi siamo trovati pareggio e vedevamo magari sfuggire quella vittoria o comunque quel risultato utile che per noi era molto importante a livello di morale, di classifica, di tutto. E il Gozzano è Gozzano, cioè comunque una corazzata, è ovvio che anche quell'uomo in meno spingeva e abbiamo avuto delle mezze occasioni in ripartenza, eravamo un pochettino più stanchi al primo tempo, la gamba girava un pochettino meno. E abbiamo anche rischiato 2 o 3 ripartenze, io la panchina mi sono un po' arrabbiato perché comunque nel momento in cui non puoi più vincere devi tenere 1-1 e per noi è oro, cioè quindi io sono comunque molto soddisfatto, non ho visto sfuggire la vittoria perché hanno pareggiato al 20° del secondo tempo, quindi avessero pareggiato 20 dalla fine, allora, ma pareggiato al 20° per me 1-1 è un risultato fantastico. Dunque abbiamo sentito le parole, tra l'altro rivedendo le immagini possiamo dire che magari il rigore del Gozzano 50-50, però ce n'era uno prima abbastanza netto con l'uscita del portiere. Che era sicuramente più rigore quello di quello che è stato dato. Due pesi e due misure, magari il direttore di gara nel secondo tempo ha detto ok, ho espulso il portiere, non ho dato un rigore, al primo contatto punisco la Pro Settimo e così. E così è stato. Dicevamo delle novità di quest'anno, che proporremo anche altre immagini di Serie D con un accordo, avremo le immagini del Varese quando gioca in casa, abbiamo anche le immagini adesso relative al pareggio 2-2 tra la Bustese e la Caronese, dunque vediamo i gol che ci sono stati a Busto Garolfo con un buon punto conquistato dalla formazione di casa contro la Caronese che ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, una squadra che ha cambiato allenatore, che però ha ambizioni importanti. È anche vero che non è semplicissimo ripartire dopo un secondo posto, dopo aver rinunciato alla Lega Pro, che sarebbe spettata di diritto dopo la rinuncia dello Sporting Bellinzago. Caronese avanti 1-0 con il gol di Patrini sul calcio di punizione, qualche responsabilità possiamo dire da parte della barriera della Bustese che si è aperta adesso il pareggio su colpo di testa di Alushai, uscita del portiere non perfetta anche in questa circostanza, quindi qualche errore da parte dei portieri. Plumbay entra, si guadagna un rigore che poi viene trasformato da Moretti per il sorpasso della Bustese, abbastanza sorpresa anche perché la Caronese si era divorata 4-5 gol nel corso del primo tempo, poi nel finale arriva il gol del definitivo 2-2
di una vecchia conoscenza di Luca Cabrini, perché chi è che ha segnato? Maier. Ah, Maier. Ha segnato Maier già l'anno scorso, terzo nella classifica cannonieri o quarto del campionato di Serie D, un giocatore che ogni anno i suoi 18-19 gol in questo campionato li mette a segno, quindi complimenti a Maier, vedremo quelle che saranno le ambizioni della Caronese nel corso di questo campionato. Abbiamo parlato prima del Verbania, Gozzano da prime 4, prime 5, prime 6, prime 3, Luca Davide? Ma secondo me Gozzano tutti gli anni comunque riesce a fare bene e negli ultimi anni sta facendo delle grandi cose, quindi penso che anche quest'anno può arrivare in alto sicuramente. Obiettivo playoff quantomeno? Secondo me sì. Sì, sicuramente sono d'accordissimo. È bella squadra, ha sempre fatto bene negli ultimi anni. Nelle prime 4, prime 5 secondo me può arrivare tranquillamente. E in eccellenza è un campionato invece quest'anno forse meno decifrabile rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'erano due, tre squadre un gradino sopra le altre, poi ha vinto la Virtus Verbania, sappiamo della Juve Domo, del Baveno e del Borgaro, che è stato in un certo senso la sorpresa e poi è crollato nel finale. Quest'anno ci sono 7-8 grandi sorelle, come era una volta la Serie A di calcio, che sulla carta possono provare a vincerlo questo campionato, no? Tra queste ci sono senza ombra di dubbio sia lo Stresa che il Baveno. Poi possiamo raccontare le favole, però insomma, ho sentito il tuo presidente, che è anche un amico, Marco, un mesetto fa parlare di salvezza, ho fatto un salto sulla sedia mentre stavamo proponendo l'intervista in Azzurra Sport, l'ho chiamato e ho detto: Marco, fai il bravo. Ma secondo me qua di squadre in questo girone buone ce ne sono tante, anzi penso quasi tutte. Poi tante hanno cambiato, quindi non si può ancora ben capire come andrà questo campionato. Sicuramente noi a Stresa abbiamo il compito di prima salvarci sicuramente, come abbiamo già fatto l'anno scorso, e poi la squadra col mister e tutto, noi siamo sempre stati un grande gruppo e vogliamo esserlo anche quest'anno per cercare di fare qualcosa di buono. Davide? Ma sicuramente quest'anno è un campionato veramente bello, molto più, con molti più equilibri rispetto agli anni scorsi. Noi secondo me ci siamo rafforzati abbastanza rispetto all'anno precedente, vedremo. Come si sente la responsabilità? Cioè, il Baveno ti ha affidato le chiavi della porta, una scelta coraggiosa perché sei un giovane, quanto aiuto ti danno i compagni anche magari con grande esperienza? Ci sono No, sicuramente sui miei compagni non ho nulla da dire. Ovvio, io sono grato al Baveno per avermi dato questa opportunità, adesso dipende da me. Qual è il giocatore che ti ha più sorpreso dei tuoi compagni a livello qualitativo? Vabbè, immagino Sogno, senza alcun dubbio. E Garin, che ieri ha segnato? Bene, gran giocatore sia dentro che fuori dal campo, è anche una bellissima persona, quindi speriamo di poter far bene. Che Luca conosce? Io conosco molto bene Hernan e sono anche contento che sia venuto qua a giocare, così almeno posso avere l'occasione di vederlo ogni tanto. Secondo me è un grandissimo giocatore, ha delle qualità tecniche sopra tanti altri e che in eccellenza può dargli una grossa mano al Baveno. Ti piace questo ruolo di finto 9 per lui? Cioè, secondo te è il suo ruolo? No, secondo me no, non è il suo ruolo, lui... E ti candidi per il no, dopo Pissardo? No, dopo Pissardo mai, però lui potrebbe dare, secondo il mio punto di vista, molto di più da un po' più arretrato, con magari una punta di peso davanti. Però in questo momento che non c'è. No, sicuramente, però è un giocatore che si sa adattare molto bene in quel ruolo. L'ho fatto già ieri trovando il gol. E invece ho visto che sono stati subito i protagonisti da voi, per esempio i giovani usciti dalla Juniores dello Sporting Bellinzago, no? Tuveri, Saltarelli, una buona risposta. Cioè, io parlando con Filippo in estate avevo detto che a me era piaciuto il suo mercato perché era andato anche a prendere dei giovani di sicuro affidamento che comunque erano reduci da un'esperienza importante da protagonisti, con Tuveri e Saltarelli che l'anno scorso hanno fatto bene, con Carfor, altro ragazzo giovane che era partito bene agli orizzonti e poi ha avuto un infortunio, però insomma scelte mirate
scelte intelligenti, e credo che la filosofia sia stata quella di avere una rosa abbastanza ampia, perché magari l'anno scorso il problema dello stress è stato quello che siete arrivati cortissimi in determinate partite e anche verso la fine dell'anno. Adesso la rosa è abbastanza ampia. Sì, noi siamo stati sfortunati l'anno scorso e diciamo che quest'anno non siamo partiti molto meglio con l'infortunio di Lucio. I giovani sono bravi, logico, bisogna aspettare un attimo che si integrino bene col gruppo, con quello che chiede il mister, perché Boldini chiede determinate cose che magari all'inizio sono difficili da capire, però sono ragazzi di ottima qualità e quindi possono darci una mano anche loro. Andiamo a vedere la prima partita di eccellenza che abbiamo seguito, la vittoria nell'anticipo 2-0 del Cerano contro il Pondonnaz. Buona la prima per il Cerano che batte il Pondonnaz, 2-0 il punteggio finale in favore dei padroni di casa. Andiamo in cronaca. Allora, anzitutto però c'è da sottolineare l'inizio con Roberto Salzano, che viene premiato dalla società per i 54 gol fatti in due stagioni, e poi viene premiato anche Pierluigi Damiano a nome proprio di tutta la squadra per il campionato, per il raggiungimento del campionato di eccellenza. Andiamo, come detto, in cronaca. Dopo 3 minuti il Cerano passa in vantaggio, Salzano lascia sfilare la palla in area con un tiro ad incrociare, fa secco Caresio. Al 17esimo quindi scarlata dalla sinistra prova il tiro cross, para agevolmente l'estremo ospite. Al 40esimo Garbini pesca Parisi che però calcia a lato. Questo è tutto il primo tempo. Passiamo nella ripresa. Dopo 5 minuti Montari va alla conclusione da fuori area, il pallone finisce a lato. 5 minuti più tardi angolo di Maccarone, colpo di testa di Vada fuori. Al 15esimo si vedono gli ospiti, una combinazione con Cusano che prova ma la palla finisce alta sopra la traversa. Passiamo poi al 22esimo, un pallonetto di Salzano che tenta di sorprendere Caresio fuori dai pali. 6 minuti dopo Parisi si trova il pallone dell'1-1 proprio sul piede ma non riesce a concludere. Al 34esimo il raddoppio dei padroni di casa. Elisio viene trattenuto in area da Mariani, dunque calcio di rigore. Dagli 11 metri Damiano realizza con freddezza. Al 38esimo quindi un calcio di punizione di Salzano e Caresio vola in angolo. Punteggio finale dunque Cerano 2, Pondonnaz 0. Abbiamo visto le immagini della vittoria all'esordio del Cerano, ricordiamo che anche sarà nuovamente in campo per la Coppa. A proposito, mercoledì l'altro ci sarà la Coppa, è un traguardo a cui il Baveno guarda con attenzione? O sicuramente. Cioè, se voi avete l'ultima partita in casa con la Juve Domo, partite da un vantaggio che in caso di pareggio passereste voi del turno. Sì, sì, sicuramente la Coppa non viene di certo snobbata dal Baveno. Vediamo, è andata bene la prima con lo Stresa, è andata bene, si vedrà, mercoledì. 2 risultati su 3, quindi questo potrebbe leggermente avvantaggiarvi, poi ci sarà anche Cerano contro Borgo Vercelli, con il Cerano che invece in questo caso deve vincere perché entrambe hanno vinto, però con maggiore gol di scarto il Borgo Vercelli. Scusate, Cerano Borgo Manero, con il Cerano che deve battere con più di 5 sì. gol il Borgo Manero, visto che... Dimmi? No, qui potrei farti la domanda cattiva ma non te la faccio, visto quello che è successo l'anno scorso in Coppa, le tante polemiche che ci sono state, quel Borgo Manero Stresa, ma oramai, ma sì, infatti poi oramai ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Ci sentiamo le interviste di Galeazzi e poi andiamo in pubblicità. Mister Galeazzi, buona la prima per questo Cerano. Sì, direi di sì, abbiamo vinto 2-0, abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio con Salzano. Abbiamo sofferto, però dopo direi che sul 2-0 poi abbiamo chiuso la partita, direi che tutto sommato abbiamo meritato la vittoria. Ecco, tu hai dato un buon inizio e poi una insomma, sofferenza centrale nella fase centrale della partita, un pochino forse anche nel secondo tempo, ampiamente preventivabile visto quello che dicevi anche tu su questo campionato. Sì, anche perché alla vigilia danno il Pondonnaz per una delle squadre più attrezzate, quindi direi che ci sono anche gli avversari, quindi ci sta che soffri un attimino, però... Direi che i ragazzi sono stati bravi a soffrire e poi al momento giusto a chiudere la partita, e così è stato. Come hai visto la condizione del gruppo oggi? Ma a parte il caldo direi che abbiamo tenuto per tutti i 90-95 minuti, anche perché nei minuti finali abbiamo fatto il gol, per cui voglio dire la squadra sta crescendo, c'è da lavorare perché ancora siamo agli inizi, per cui non abbiamo ancora fatto niente. Adesso sta bene la vittoria, però da martedì penseremo a quello che sarà l'obiettivo prossimo, che è la Licese. Hai avuto delle indicazioni, diciamo, anche per questa prima giornata, per questa prima partita?
Ma no, le indicazioni le ho avute già in preparazione, so il valore della squadra, anche chi è entrato, i vari Eliseo, i vari Frank sono entrati subito in partita, Simone, anche chi è fuori so che può dare il proprio contributo, per cui ho la fortuna di disporre di 18 titolari. Sì, beh, diciamo che il gol preso al primo minuto ha cambiato completamente la partita, sicuramente sotto. Poi noi abbiamo cercato di giocare, di cercare il risultato, quindi abbiamo dovuto sempre rincorrere un pochettino, non siamo stati precisi sotto porta. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato un'occasione clamorosa e loro forse hanno giocato la partita come meglio gli conveniva, no? Chiusi e ripartivano. Peccato perché era una partita secondo me che senza quel gol iniziale, quell'errore clamoroso, tra l'altro lo sapevamo che facevano quel tipo di giocata, sarebbe stata un'altra partita sicuramente, però purtroppo il calcio è così. La vostra è una squadra con tanti giovani ma con delle individualità anche interessanti che comunque oggi si sono viste. Sì, è una squadra che purtroppo oggi perde 2-0 e sembra tutto brutto, no, non è così, è una squadra costruita da 20 giorni, in un mese, tutta nuova, sicuramente questa è una lezione che ci serve per capire come affrontare questo campionato con umiltà, determinazione e anche altre caratteristiche oltre alla qualità tecnica che abbiamo, quindi credo che è una lezione che dobbiamo mettere lì, ci deve servire per il proseguo del campionato e tirarne fuori il meglio possibile da questo che abbiamo subito oggi. Secondo me non meritavano di perdere, però nel calcio alla fine chi segna ha ragione, quindi è inutile recriminare. Anche perché comunque c'è un intero campionato, sconfitta forse non tanto preventivabile quest'oggi, ma voi siete una squadra importante che avete dimostrato può far bene. Ma sì, noi siamo una squadra che sotto il piano del gioco sicuramente è importante, però bisogna concretizzare, bisogna essere più cattivi sotto porta, bisogna buttarla dentro, in parole povere, e quindi dobbiamo crescere. Sicuramente siamo un po' belli forse nel possesso palla, però se non lo finalizziamo poi a concretizzare i gol, fine a se stesso non serve a niente, quindi dobbiamo lavorare tanto, ripeto, è una squadra nuova che in un mese ha cercato di fare qualcosa di buono. Coppa Italia abbiamo fatto qualcosa di buono, oggi abbiamo fatto un passo indietro, adesso lavoreremo con tranquillità e serenità per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo con le altre partite di eccellenza. Di nuovo insieme, stavamo facendo un discorso tecnico-tattico con Davide e Luca, ma non vi svegliamo i contenuti anche perché... io ci ho capito poco di quello che mi avete detto, immagino che a casa capirebbero forse un pochettino più di me perché capiscono di calcio più di me. No? Incredibile. Ti vuoi vedere le immagini dello Stresa? Sì, sto aspettando solo quello. Ecco, va bene, te le faccio vedere. La Stresa ci ha venso 4-3. Finisce 4-3 per lo Stresa la prima gara stagionale della compagine di Boldini in casa contro il Chervenceau. Andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato la gara. Dopo un quarto d'ora ci prova Gazzone su calcio di punizione, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 21esimo si fanno vivi gli ospiti con un colpo di testa di Antonacci sugli sviluppi di un calcio d'angolo che però non trova lo specchio della porta. Al 29esimo Stresa in vantaggio, bella palla dentro di Tiboni per Cabrini che in diagonale batte il portiere del Chervenceau. Un minuto dopo ci prova Dainé, ma la palla viene respinta da Bagnis. Al 31esimo bella ripartenza dello Stresa con Cabrini per Tiboni, con quest'ultimo che calcia il portiere para. Ci prova poi Caputo su punizione alla fine del primo tempo, ma la palla non trova la porta. Arriva a raddoppio dello Stresa al 40esimo, bella azione con la sponda di Tiboni per Saltarelli. Il primo tiro gli viene respinto, il secondo va a infilarsi all'incrocio. Sul finire del primo tempo si riapre la gara con il calcio di punizione da posizione laterale di Caputo che si infila in rete. Nella ripresa ci prova Tiboni vedendo il portiere fuori dalla porta, ma la sua conclusione è larga. Stresa che rimane in 10 al quarto per l'espulsione per doppio giallo per Viganò. Al 12esimo bella iniziativa di Cabrini che mette la palla dietro, Tiboni colpisce la traversa da pochi passi. Arriva al Tiboni, si riscatta due minuti dopo, bella palla di Tuveri, Tiboni tira secco e basso nell'angolino dove il portiere non può arrivare per la rete del 3-1. Al 27esimo da segnalare l'uscita di Lucio Ciana in barella, poi c'è il tiro di Dacalui degli ospiti che viene bloccato dal portiere e al 40esimo il gol che chiude la gara, un cost to cost davvero bello di Lionello che mette la palla sul secondo palo dove Carfora a pochi passi mette in rete. Poi ci prova Dainé due volte sul secondo tiro. Bagnis mette la palla in angolo, il primo tiro era finito alto e Didier Villermoz mette in rete di testa il gol del 4-2. Due minuti dopo al 90esimo, altro angolo per lo Chervenceau,
altro gol di Didier Villermoz di testa per il gol del 4-3. Finisce così la gara del Galli, 4-3 per l'Ostrese sullo Charmensot. Quanto si è arrabbiato Boldini nello spogliatoio per questi due gol presi nel recupero? Abbastanza, un po' arrabbiato, soprattutto perché in settimana si è lavorato per questo, per aiutare il portiere e la difesa a non prendere gol sui calci piazzati, e purtroppo con queste disattenzioni, che secondo me è questo, abbiamo preso questi gol evitabilissimi. Davide, il rapporto col mister invece, con il Pisa? Il rapporto con Pissardo bene, perché anche comunque ti mette, diciamo, a tuo agio sul campo e allena lì da un sacco di anni. Questo qua è solo il terzo anno che faccio parte della prima squadra e devo dire sinceramente mi trovo bene. Non... Ti ha sorpreso o te l'aspettavi la promozione a primo portiere? Cioè, cioè la scelta che è stata fatta dalla società in estate? Sinceramente non me la sarei mai aspettata, prima di tutto perché non mi sarei mai aspettato che Chiaverini se ne sarebbe andato. Poi quando hanno preso le decisioni che me l'hanno detto, ho detto bene, vi ringrazio, adesso io darò il massimo, quest'anno darò il massimo e si vedrà. Intanto è una grande abbronzatura, i primi effetti, sono quelli, perché tu abbronzatura naturale, Cabrini lasciamo stare sull'abbronzatura perché sappiamo che l'appuntamento è cosa? Lampada impossibile. Ma. Una settimana. No, lampada sì, no. Ma uno ogni tre giorni secondo me. Ci sentiamo le parole del tuo presidente dopo questo 4-3. Copozzo, una rocambolesca partita, 4-3 per l'Ostrese. Allora, le emozioni, poi forse la nota stonata della giornata, l'infortunio di Ciana, Marco. Sì, questo, gli infortuni sono sempre una brutta cosa, perché dà fastidio vedere un giocatore che si fa male. Cioè, mi auguro niente di che, speriamo che sia il meno grave possibile, gli auguro ogni bene. Ecco. Per quanto riguarda la partita, ho sudato come un pulcino gli ultimi 5 minuti, perché 4-1 e abbiamo rischiato di quasi di pareggiare una partita che nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi contropiedi, però ho visto tanto impegno dei miei giocatori, è una squadra giovane, c'è molto da lavorare, ma io, come gli ho detto in settimana, è una squadra che ha notevolissimi spazi di crescita, anche perché credo che debbano avere la serenità di giocare un campionato dove noi non abbiamo, lo ripeto, mire particolari, se non di fare un campionato di media classifica. Ecco Marco, soprattutto penso che sia venuto oggi qui al Galli di Baveno, ha visto due belle squadre, sia quello Charmensot, squadre sempre propositive, squadre che hanno anche fatto bere delle trame, basta dire il 4-1 di Carrefour confezionato da un costruccos di Lionel. Sì, diciamo che Charmensot è una squadra di categoria, dei giocatori, anche se mi dicono che loro, però insomma, se prendi singolarmente i giocatori del Charmensot è una buona squadra, è una squadra che secondo me si può salvare tranquillamente. È stata una partita di inizio stagione, poi vedi anche tu i risultati all'inizio, se vai a snocciolare i risultati della prima giornata ci possono sempre essere delle sorprese. Secondo me ne escono due squadre che hanno dimostrato di avere margini di miglioramento, ma hanno fatto vedere delle buone cose. L'ultima cosa che ti chiedo, l'anno scorso tra virgolette eravate una sorpresa, come ho detto in telecronaca, quest'anno non si può più chiamarvi sorpresa, ma comunque una certezza tra virgolette. Ma noi cerchiamo di essere una realtà consolidata, non sono una società che cerca di far bene, con un gruppo serio, cerchiamo solo di sistemare l'ultimo tassello, che a questo punto è quello di riavere il nostro benedetto Forlano sistemato. Questo è l'obiettivo che col sindaco ci siamo posti, perché l'anno prossimo io voglio tornare a casa mia, anche se lo ribadisco, ringrazio sempre per mille motivi la famiglia Zacher e la città di Baveno, che con noi sono splendidi. Con Claudio Fermanelli, una partita davvero bella e rocambolesca qui al Galli, vince 4-3 l'Ostrese, ma ovviamente lei sarà arrabbiato per il risultato, ma è stata una bella partita con due belle squadre in campo. Non so, io l'ho vista in maniera diversa, spero, e non vorrei neanche sbagliarmi, che non siamo questi, nel senso che ho visto una squadra, non la mia squadra. Si sarà divertito magari il pubblico, avranno tremato sul 4-3 gli avversari, il mister, però la mia squadra oggi secondo me, cioè non sono contento, sarà stata non so forse la condizione fisica, ma non abbiamo scusanti, credo che prendere 4 gol, poi ne abbiamo presi se non sbaglio anche 2 o in 10 inferiorità numerica, insomma non mi è piaciuto nulla.
Che obiettivi avete per questa stagione? Come vede lei il campionato di eccellenza, dove sembrano esserci alcune corazzate davvero importanti? Il campionato mi sembra insomma di un livello superiore all'anno scorso, almeno di un 30-40%. Credo che non ci siano squadre materazzo, credo che ci sia un ottimo livello di squadre. Le favorite sono un po' sempre le stesse, non è inutile far nomi, ci sono squadre che comunque sono competitive per arrivare o prima, secondo o terze. Noi dobbiamo guardare noi stessi, cercare di fare un po' il campionato dell'anno scorso, uscirne il più presto possibile da una zona che potrebbe diventare pericolosa, ma sicuramente non con questo atteggiamento, se no si rischia troppo, non va bene. Siamo alla prima, va bene, ok, però non mi è piaciuto, non mi piace, sono veramente disturbato da questa prova. Dunque abbiamo sentito le parole di Pozzo e di Fermanelli, pensavo che fosse ancora la bandierina. Ho visto che sei andato alla bandierina, sei stato là 3 ore. No, era per perdere un po' di tempo, dai, solo per quello. E scusami, io e Davide siamo d'accordo, su quella palla che arriva si calcia di mancino, al volo. Hai ragione, la prossima lo faccio, lo farò, promesso. La palla arriva direttamente qua nei nostri studi, arriva nei nostri studi. Diciamo della sorpresa di Gozzano che ha pareggiato, l'altra sorpresa di giornata tra Serie D e Eccellenza è stato la X della Juve Domo. Anche se la Ricese non è la squadra che in tanti pensano materasso, la Ricese è una squadra che ha lo stesso allenatore da tantissimi anni, lo stesso impianto di gioco, è una società comunque seria. Io credo che non è l'agnello sacrificale, la vittima che debba tornare in promozione come qualcuno invece ha sostenuto, ma la Ricese è una squadra che ha tutte le armi per salvarsi in questo campionato. Ma io non conosco la squadra e non lo so. Di sicuro posso dire del Domo che è una buonissima squadra, secondo me come gruppo si è anche rinforzato e può fare molto bene. Poi il pareggio ci sta, come abbiamo detto prima, magari i carichi di lavoro, la diversità di tantissime cose possono portare a un pareggio, ma non è il pareggio della prima partita che... Tra l'altro la sfortuna che ha accomunato quelli che sono stati i due pezzi pregiati del mercato a centrocampo, no? Erano un po' agognati, vuoti da tutti, mi riferisco a Incontri e Ciana, e purtroppo entrambi abbiamo visto 6 mesi di stop, no? A volte il calcio è anche crudele, Luca e Davide. Purtroppo è così, non ci si può fare più niente. Pesante, allora chiedo a Davide, più pesante l'assenza di Incontri per la Juve Domo o in proiezione quella di Ciana per lo Stresa? Ma a mio parere secondo me quella di Ciana per lo Stresa. Perché Ciana, a mio parere, per quel poco che l'ho visto, perché io comunque non sono molti anni che gioco in questa categoria, mi sembra un gran giocatore. E la sua perdita per lo Stresa può pesare tanto, a mio parere. Ok, vediamoci lo 0-0 tra Juve Domo e Alicese. La neopromossa Alicese ferma sullo 0-0 la Juventus Domo di Lucio Brando alla Curotti nella prima giornata del campionato di eccellenza. Andiamo subito in cronaca. Al 20° minuto, prima opportunità per gli ossolani. Oggi in divisa bianca con Banda Granata, punizione alta di poi. Al 27° Manfroni, molto propositivo nel primo tempo, scarica per Fernandez che incrocia, ma Rainero si distende bene. Al 31° altro tentativo della Juventus Domo, questa volta da fuori area con Moia, è ancora attento Rainero. Al 33° la migliore chance per il vantaggio solano, poi fa fuori Santovito e Manfroni da due passi di testa centra solo la traversa. Nella ripresa al 10° Forneris sbaglia in uscita, Narciso in verticale per poi Mael che in mezzo all'area non ci arriva. Al 23° si fa vedere in avanti l'Alicese con Forneris servito da Bernabino, ma il suo tiro è debole. Al 29° conclusione forte di Moretto da fuori, Bastianelli in 3 tempi blocca. Al 36° Leto Colombo stende Moretto, secondo giallo ed espulsione per il numero 10 della Juventus Domo. 6 minuti dopo, clamoroso rischio per la Juventus Domo. Lo torto di Novara fischia un generoso rigore a Moreno Marteddu, ma il neoentrato Menabò si fa ipnotizzare da Bastianelli, ex Borgosesia. Finisce 0-0 con brivido finale, la prima in campionato di Lucio Brando sulla panchina ossolana. Dunque Bastianelli protagonista di giornata, eroe con questo calcio di rigore intercettato. Chiedo a tutte e due, abbiamo detto di tante squadre, però la vera favorita qual è, se c'è?
Ma secondo me è una squadra molto forte, come lo era l'anno scorso, è il Borgo Vercelli. E poi ci può essere anche ancora il Borgaro, che sicuramente starà davanti, e poi lo Stresa, no? Ecco. Tu la pensi diversa dal tuo presidente, meno male. Sono d'accordo con, cioè, nel senso, secondo me dovete ambire a entrare nelle prime 5. Poi le ambizioni non è detto che diventino realtà, però uno si deve provare sempre. Ah, sicuramente, come già detto prima, quest'anno è un bel campionato. Il Borgaro è un'ottima squadra, come ha dimostrato già l'anno scorso. Anche Stresa, Baveno, anche allora, Juve. Allora vi chiedo questo, vi do questo foglio, su cosa firmate? Cioè per il Baveno, su quale piazzamento firmeresti? Ok, lo accetto, firmo. Per il Baveno? Sì. Prime quattro, non voglio entrare più nello specifico, prime quattro spero. Luca? Io se devo firmare, firmo per vincere il campionato, poi quello che capita, capita, però per vincere il campionato. Ok, faccio la pallottola, te lo tiro, poi, poi lo firmi, lo riproponiamo a fine stagione. Beh, bisogna sempre portare più in alto possibile, no? Bravo, bravo. Come con le donne, no? Parti dal top e poi ti accontenti, tu dici. Io direi che parti e poi rimani al top anche lì. Le interviste di Andrea Calderoni. 0-0 con brivido finale, però la Juventus Domo ha costruito, soprattutto nel primo tempo ha avuto 3-4 palle gol importanti, una nitidissima con la traversa di Manfroni. Sì, non siamo riusciti a sbloccarla, in quelle poche situazioni di gioco che siamo riusciti a creare, ma proprio perché devo dire che il tempo era veramente poco. Questa settimana devo dire che mi divertirò a riguardare la partita, e mi metto cronometro alla mano, voglio vedere quanti minuti effettivi abbiamo giocato questa gara, perché non ne ricordo una di questo genere. Quindi anche qualche errore da parte dell'arbitro nella gestione, dice? Vabbè, questo aspetterà, c'era il commissario di campo qua che continuava a scuotere la testa un po' come me, quindi saranno problemi loro. Io dico solo che così si fa fatica, che poi insomma ci sono anche questo genere di partite, lo sappiamo bene, ma non è che dobbiamo incolpare nessuno, cioè, ognuno fa la propria gara, ripeto così, però devo dire che da fuori io fossi stato uno spettatore pagante non mi sarei divertito tantissimo, nonostante abbiamo provato a giocare a calcio, ma così è non vedere calcio. Diciamo che la sua Juventus Domo ha anche messo 6 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, aveva 4 defezioni importanti, ci sono tanti anche motivi per cui la Juventus Domo ha anche passato un'estate non semplice con 2 infortuni di quelli pesanti, come ci eravamo detti qualche settimana fa. Beh, ne avessimo avuti 2 non saremmo probabilmente neanche qua a parlarne, magari fossero stati 2. Sicuramente abbiamo avuto un'estate difficile, dove ci ha condizionato il lavoro in maniera pesante, è inutile negarlo, quindi siamo un pochettino indietro dal punto di vista proprio della costruzione, siamo indietro dal punto di vista della condizione proprio, ma questo lo sapevamo, ce ne siamo resi conto, e quindi forza avanti a lavorare, martedì riprenderemo e giochiamo con quelli che abbiamo a disposizione. L'anno scorso la Licesa ha vinto il campionato con 15 gol subiti, oggi si è capito perché ha preso soltanto 15 gol l'anno scorso, una squadra quadratissima. Sì, sì, nell'arco degli anni, perché da quando sono arrivato io ad Alice siamo sempre stati ben messi nella linea difensiva, abbiamo sempre subito pochi gol, l'anno scorso abbiamo fatto veramente bene, oggi secondo me contro uno dei migliori attacchi del girone. Abbiamo rischiato, qualcosa abbiamo rischiato, ma non proprio azioni pericolosissime. Poi ripeto quello che ho detto prima ai vostri colleghi, che abbiamo giocato contro Juve Domo, una squadra fortissima, attrezzata per fare sicuramente molto molto bene. Adesso c'è un po' di rammarico per questo rigore, che c'era, non c'era, non lo so. Però dico, sono veramente soddisfatto, perché avevi firmato prima della partita per portare a casa un punto. Cosa gli è piaciuto soprattutto della sua Licese oggi? Beh, mi è piaciuto lo spirito che abbiamo messo anche contro la partita di Coppa, contro gli Orizzonti, siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, abbiamo lottato su tutti i palloni, abbiamo cercato di essere più ordinati possibili
e abbiamo portato a casa anche lì un buon pareggio. Oggi, ripeto, contro una squadra veramente attrezzata, mi è piaciuta la grinta, la cattiveria agonistica che c'è nella squadra, la voglia di correre, la voglia di fare. Dunque, siamo in chiusura, guardiamo al futuro, nel senso che voi domenica prossima giocate sul campo del Trino, esordio invece casalingo per il Baveno, per lo Stresa la voglia di confermarsi contro una squadra che invece è reduce da una sconfitta e quindi è già assetata di punti, anche perché deve puntare alla salvezza, no Luca? Noi proveremo sicuramente a fare punti, perché più fai punti all'inizio meglio è, quello sicuramente, perché come dicevamo prima, sempre per la storia degli allenamenti, così se tu riesci a fare punti all'inizio sei già a buon punto, quindi speriamo di continuare. Davide? Noi... Anche perché i tifosi ci tengono a vincere, sappiamo, lo dico sempre, li salutiamo, gli ultras della Selva Spessa che sono rimasti un po' delle mosche bianche, perché oramai purtroppo di tifosi nel calcio dilettantistico non ce ne sono più. Sicuramente. Anche, scusami se ti interrompo, abbiamo ricevuto, e lo pubblicheremo poi sul sito, il comunicato degli ex ultras del Verbania, del gruppo organizzato quelli in Buzza, che hanno annunciato proprio il loro scioglimento ufficiale. No, sicuramente i nostri tifosi sono da ringraziare, perché ovunque noi andiamo loro ci seguono sempre, comunque è un supporto in più che fa piacere. Per quanto riguarda domenica prossima, c'è bisogno di vincere, noi come sempre ovviamente proviamo e dobbiamo far punti. Dopo le tue parole, paghi tu la birra ai tifosi o la pagano i tifosi a te? Facciamo i tifosi a me, dai. Anche perché altrimenti non so quando ti basterebbe il banco, ma te. Cioè, vi faccio salutare la prima puntata, facciamo uno strappo alla regola, visto che siete anche giovani. Luca non tanto, Davide sì. Chi è che vuoi salutare? Ah, io volevo salutare il terzino più forte della prima categoria, Stefano Papetti. Ok, Davide? Un saluto al mio secondo portiere, il mio socio, che è nuovo arrivato e mi trovo veramente bene. Perfetto, io ringrazio sia Luca che Davide, siete stati bravi, la siete cavata, quindi... Stati, come sempre Ale, Ale la sua modestia, proverbiale, proverbiale modestia sempre. Vabbè. Dilettanti per dire torna lunedì prossimo alle 20:35 nella sua versione classica, nel senso prima parte dedicata a Serie D ed Eccellenza e poi promozione e prima categoria.